Avresti ottenuto gli stessi risultati senza BNB Academy? No, è stato veramente, come dire, la Bibbia. Procedura, batti chiodo, non ti preoccupare, vai avanti. Mi ha cambiato la vita a me, alla mia ragazza, cioè alla mia famiglia, si può dire, perché adesso facciamo solo questo e le aspettative sono rose. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in nuova testimonianza. Quest'oggi abbiamo Paolo da Milano, giusto? Tra Milano e Pavia sono, Tra Milano e quindi Pavia, ottimo. provincia di Pavia, però siamo a 20 minuti da Milano, quindi vicinissimo. Ottimo, bene. Buongiorno a tutti. Paolo, facci una piccola introduzione. Di cosa ti occupi nella vita? Quanti anni hai? O meglio, di cosa vi occupate? So che lavori insieme a tua moglie, quindi raccontaci un po'. E, vabbè, ho 36 anni, ho una bimba di 6, quindi diciamo, ci prende abbastanza. Adesso ho appena iniziato le elementari, quindi tutto un mondo nuovo. Diciamo che io mi sono occupato per 9 anni di eventi, lavoravo per un'agenzia di eventi, mi occupavo di tutta la parte di design dell'evento. Poi durante Covid gli eventi erano banditi, quindi ho cercato di differenziare un po', entrare in altri settori dove non riuscivo a entrare prima e quindi mi sono buttato più sulla parte architettonica e quindi per 2 anni e mezzo circa ho lavorato per studi che si occupavano di rendering per l'architettura, quindi arrivavano i progetti dagli architetti, diciamo, come dire, la parte tecnica, e poi noi dovevamo abbellirli, fare lo studio degli interni, esterni e quant'altro, e poi il nostro lavoro serviva per, diciamo, per pubblicizzarlo. E dopodiché io ho sempre avuto un po', come dire, la voglia di fare qualcosa di mio perché i miei genitori avevano una pizzeria. E quindi sono sempre per me casa lavoro, non si capiva, era tutto un insieme. E quindi dicevo, cavolo, loro si sono costruiti tante cose belle e io devo stare ancora, diciamo, dietro a quello che mi dicono gli altri, le classiche cose da dipendenti, diciamo. E quindi diciamo che la mia ricerca è sempre stata volta a trovare qualcosa di mio. Ho provato variati settori, purtroppo non ho visto cose che mi appassionavano più di tanto e poi circa un annetto fa ho scoperto questo mondo e quindi accomunavo un po' la parte di design, che ovviamente è la parte che mi piace, e diciamo la parte di, cioè, coccole anche per gli ospiti, quindi riconducibile un po' più all'attività che avevano i miei in cui li aiutavo. Quando dici che hai provato altre cose, parli di business online? Parlo sì di business online, Tipo? ho provato con marketing, ho provato con vendita di prodotti, eccetera, però non era il mio. Diciamo, Covid eravamo tutti rilegati in casa. Questi erano business dove si doveva stare molto attaccati al computer, io avevo bisogno invece di qualcosa che fosse più ibrido, chiamiamolo così. Quindi una parte al PC, però una parte anche di contatto con le persone, di contatto anche proprio con la materia, con tutto quello che ci circonda, ecco. Quindi anche uscire un po' di casa. E questo è, diciamo, il business perfetto, perché ti dà la possibilità di fare alcune cose davanti al PC in tranquillità, però poi uscire, fare un check-in, piuttosto che una volta andare a pulire, vedere se gli appartamenti sono a posto, andare a comprare il profumo particolare per un tipo di appartamento, insomma, tante cose, pure comprare gli oggetti, classiche cose, insomma, che magari la gente fa la domenica o il sabato, faccio un giro all'IKEA giusto per, diciamo, in questo settore almeno lo si fa a un fine un po' più specifico. Certo, ottimo. E invece la tua compagna, come, diciamo, come è partita e dove si trova ad oggi? Allora, la mia compagna è partita praticamente in contemporanea con me, nel senso che un po' insieme abbiamo deciso, ho detto guarda, c'è questo corso. In realtà avevo preso un altro corso prima, ma che non mi soddisfaceva, posso dirlo tranquillamente. Poi avevo visto comunque tue recensioni, i tuoi video e quant'altro, e dico no, ma facciamo l'in, cioè prendiamo il corso che spero sia definitivo. E anche da lì, da subito, da chi mi ha accompagnato all'acquisto, avevo capito che aveva, diciamo, una marcia diversa rispetto agli altri. E quindi abbiamo deciso insieme di prenderlo, di acquistarlo, e l'ho
lei, diciamo, in contemporanea vedeva un po' i video con me, diceva, beh, può essere una cosa comunque interessante, e poi nel giro di pochi mesi è la prima che ha lasciato il lavoro e si è dedicata a questo. Ottimo. Complice anche il fatto, un lavoro che era cioè un ambiente completamente demotivante, non stava bene dove era, quindi ha detto, basta, mettiamoci la testa. Quindi corso acquistato quando? Corso acquistato più o meno un anno fa, credo che era intorno a fine settembre. Fine settembre 2022, quindi. 2022, sì. Ottimo. Quindi in un anno possiamo dire che lei è passata da dipendente a imprenditrice autonoma, diciamo. Lei, anche prima, nel giro di 4 mesi e mezzo. Quindi, ottimo. E la vita, la vostra vita ha vissuto un miglioramento al di là di quello che può essere il benessere economico? E magari spiegaci anche, insomma, guadagnate di più, guadagnate di meno, guadagnate uguale, ma avete visto anche altri vantaggi derivanti da questa scelta? E sì, allora, la prima cosa, vabbè, come tutti i lavori, i business, inizia per guadagnare di più. Chiaramente, diciamo, la motivazione principale è quella lì. Dopodiché, però, abbiamo visto che il tempo è la cosa che ci appagava di più. Cioè, nel senso, mi spiego, il fatto di svegliarci la mattina, non dover iniziare per forza una determinata ora che ti viene preimpostata, che qualcuno decida per te cosa devi fare, penso che non abbia prezzo. Nel senso che noi, appunto, a volte ci svegliamo, capita magari che, so, andiamo a vedere degli appartamenti come sono, o ai check-out se è tutto a posto, piuttosto che magari il mese di agosto è stato un pochettino più fiacco, nel senso che non avevamo i 28-30 giorni, ma magari ne avevamo 23, per noi erano bassi. E quindi abbiamo detto, ma sì, arrotondiamo con le pulizie, quindi ogni tanto andavamo a fare le pulizie, piuttosto che magari finivamo di là, ma cosa facciamo? Ma sì, dai, ci mangiamo una pizza insieme. Mangiamo una pizza, dopodiché facciamo un giro, tornavamo a casa magari tardo pomeriggio, mi mettevo al PC a cambiare qualcosa agli annunci, e magari la sera volevo cambiare Quasi disco. non sai cosa fare, quasi ti senti in colpa di avere così tanto tempo libero, mi sembra di. Sì, esatto, cioè è incredibile perché te lo organizzi tu. Può essere veramente che ci sono stati dei sabati e domeniche intensivi dalla mattina alla sera, e poi magari il lunedì non ho fatto niente, piuttosto che il martedì ho deciso di fare mezza giornata, chiamiamola così. Quindi è veramente un qualcosa che non ti puoi programmare, ma è il bello. Cioè è incredibile perché poi possono capitare occasioni, come è successo 2 settimane fa, un cliente mi ha detto, guarda, cliente cinese mi ha detto, guarda, mi piacerebbe fare 2 chiacchiere con te. Dico, va bene, guarda, mi cambio, vengo lì, facciamo colazione insieme. E abbiamo scambiato 2 chiacchiere, mi ha detto che comunque gli piaceva come tenevo l'appartamento, che anche lui avrebbe voluto, diciamo, investire, acquisire degli immobili a Milano. E per poi poterli mettere a reddito in questa maniera qua. Quindi, insomma, tante cose che nascono così, quasi per caso, ed è il bello tutto questo. Certo. Invece nel rapporto, non so, con vostra figlia, questa cosa vi ha aiutato in qualche modo? Perché io punto sempre tanto sull'aspetto di questo business, ti dà tempo di passare tempo con la tua famiglia, i tuoi animali, viaggiando, sfruttando le tue passioni. A voi vi ha permesso di ottenere qualcosa in più rispetto a prima? E beh, allora, diciamo, prima lavoravo, nell'ultimo anno e mezzo lavoravo spesso da casa, quindi comunque ero abbastanza presente, però era una presenza al PC. Con questo lavoro, perché in tutti gli effetti un lavoro, posso essere presente a 360 gradi, quindi anche lì, quando per dire deve fare delle attività pomeridiane, la posso accompagnare tranquillamente senza avere giustificativi, dare giustificativi a nessuno. Quindi anche lì mi posso organizzare come voglio. Anche lei, devo dire, ogni tanto viene negli appartamenti e a vedere, ormai sta diventando una piccola imprenditrice. Va a vedere tipo le cose che non sono messe in ordine, magari va a vedere nei cassetti se sono puliti, tutte queste cose che sono divertenti, però diciamo no, e poi gli piace perché va, dice no, oggi andiamo in quella casa lì, domani andiamo in quell'altra casa, quindi anche con gli amichetti, insomma, si diverte un po' a giocare. È Ottimo, divertente, divertente. ottimo. E in tutto questo, diciamo, magari si può intuire, ma operate a Milano, giusto? Cioè solo ed esclusivamente a Milano?
Allora, siamo partiti principalmente a Milano perché ovviamente è vicino e diciamo abbiamo provato anche a differenziare un po'. Avevamo trovato un locale a veramente 30 secondi dall'Arena di Verona, quindi a Verona centro, e in ristrutturazione molto carino. Il problema è che diciamo, il palazzo era diviso tra due proprietari. Il primo proprietario aveva un immobile, quello che in teoria doveva dare a noi, l'altro proprietario aveva tutti gli altri immobili. Quindi diciamo che l'altro proprietario ha fatto in modo che l'unico appartamento libero lo vendesse a lui e quindi diciamo che gli ha creato di ogni, anche a noi alla fine ha detto guardate, molliamo tutto, non ce la faccio più. Lo vendo perché non è gestibile e quello quindi è stato un po' così così. Siamo andati a vedere delle villette in Sardegna che avevano bisogno un po' di manutenzione, però purtroppo anche lì non è andata a buon fine perché i proprietari non volevano spendere per queste migliorie, banalmente risistemare l'aria condizionata che come dire, mi sembra l'ABC e quindi abbiamo deciso. Cerchiamo di concentrarci dove siamo sicuri di avere un ottimo riscontro. Poi l'anno prossimo, magari quando saremo un pelo più strutturati, cercheremo di differenziare un po' prendendo degli stagionali. Ottimo, quindi quanti immobili siete arrivati in definitiva? Allora, attualmente di nostri già attivi e uno che abbiamo firmato viene, partirà a breve, 5, più altri due che abbiamo firmato. Che sono in ristrutturazione, quindi arriveremo a 7 e poi ci sono altri appartamenti dove siamo co-host, quindi aiutiamo, siamo l'host con i check-in e check-out, le risposte automatiche, qualche piccolo problema. Quindi diciamo che attualmente da profilo ne abbiamo 8 complessivamente. Io mi sono dato come obiettivo fine anno di arrivare a nostri, quindi firmati 10. Ok, Diciamo ottimo. che ci sono tutte le carte per arrivarci, quindi spero di arrivarci presto. E questi 6 immobili vostri, di cui voi siete, diciamo, i titolari, sono in PM o in sublocazione? Sono in entrambi i casi. Siamo partiti con il primo, un loft bellissimo sui Navigli in sublocazione e il secondo appartamento è stato in sublocazione, quindi 3, scusa, totali in sublocazione e 2 in PM attualmente. Più gli altri firmati è uno in sublocazione e uno in PM, quindi in totale sono 4 e 3 arrivi. Ok, ottimo. E quali sono gli obiettivi che ti eri prefissato prima di prendere il corso e li hai raggiunti? Poi in realtà tu stesso hai detto adesso mi sono prefissato un obiettivo che sono 10, poi arriverai a 10, te ne prefisserai 15, poi 20 e via discorrendo. Però rispetto agli obiettivi originari, li hai raggiunti e quali erano eventualmente questi obiettivi che ti eri prefissato? Allora, sono andati sempre, come dire, in crescendo. Il primo obiettivo era quello di fare bene, cioè prenderne uno. Quindi, come dire, cioè, iniziare a mettere un po' le mani in pasta, capire quali erano i pregi, i difetti, qual era il business, quali potevano essere, come dire, le vie più giuste da intraprendere, anche le zone banalmente più giuste da scegliere. E quindi l'obiettivo era uno, quindi partire. Preso il primo, diciamo che il corso praticamente ti aiuta a scremare tutta una serie di problematiche che inevitabilmente, se uno non le sa, le fa tutte, però ci vuole tempo poi per cercare di risolvere tutti i problemi che poi, che insomma, possono capitare. Invece il corso, diciamo che ti dice, guarda, questi sono i problemi. Cerca di accorparli tutti insieme, cerca di evitarli, vedrai che avrai vita più semplice. Quindi diciamo che ti aiuta. E quindi da lì diciamo che abbiamo detto, fatto il primo, funziona, il riscontro ce l'abbiamo, le prenotazioni arrivano, poi l'abbiamo preso inizio dicembre, online è andato il 20, me lo ricordo, il 23 dicembre. Abbiamo fatto i primi 2 o 3 giorni che non abbiamo avuto prenotazioni perché c'era di mezzo il Natale, insomma, una serie di Certo. cose. Prima prenotazione il 26 e poi da lì è stato un crescendo. Cioè, prima prenotazione abbiamo detto, oh, funziona, vai, alla grande. Seconda prenotazione, terza prenotazione, abbiamo detto, bene, cioè, è un qualcosa che, sai, prima per sentito dire, no, funziona, mi arrivano le prenotazioni, però finché non lo vedi sulla tua pelle è tutto un po' così. Astratto. Astratto, esatto. E poi alle prime prenotazioni, bello perché abbiamo dato anche, appunto, al periodo di Natale il panettoncino piccolo e la bottiglietta di spumante, no?
quindi abbiamo ringraziato, voi siete i primi ospiti, eccetera, eccetera, quindi è stata una cosa che hanno apprezzato. Ottimo. E parlando di guadagni, avete pareggiato quello che era il vostro stipendio precedente? E se sì, insomma, se vuoi parlare un po' di numeri, magari. Allora, diciamo, in generale l'abbiamo quasi pareggiato, anche se, ti devo dire la verità, in questo periodo noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il primo, abbiamo reinvestito nel secondo e via dicendo, quindi attualmente è tutto prendere e reinvestire, quindi ti devo dire la verità, non sono ancora, non ho tutti i conti ben precisi da dire abbiamo pareggiato, l'abbiamo superato, è tutto un troviamo un appartamento che può funzionare, perfetto, prendiamo quello che abbiamo preso dagli altri e lo reinvestiamo subito, e quindi è tutto così. Io infatti contavo di fare il primo anno e mezzo così, quindi cercare di dare il massimo, e poi una volta che avevo un determinato numero di immobili magari fermarmi un mesettino, fare il resoconto di tutto e dire ok, queste sono le mie entrate, queste sono le mie spese, e capire realmente poi quali sono i guadagni. Quello che posso dire è che con gli immobili giusti si guadagna veramente parecchio. Se dovessi dire un fatturato mensile a grandi linee? Allora, fatturato mensile, ci sono appartamenti, per dire il loft, quello sui Navigli, è un immobile che va dai 4 quando è scarso ai 7 quando è molto buono. Quindi 4-7 mila euro in mese, okay. In caso, sì. E lì poi paghiamo chiaramente l'affitto, quindi c'è l'affitto da pagare, le spese, tutto quanto, però insomma è... Quanto paghi di affitto? Lì sono 2.000 di affitto, diciamo un complesso ristrutturato circa 7 anni fa, molto curato, molto in ordine, è veramente è attaccato alla darsena, in una stradina privata a 50 metri c'è la metro, quindi escono e arrivano praticamente all'interno. Ci sono tutti i locali possibili e immaginabili, ma al contempo è, diciamo, il nostro loft nella parte interna, quindi molto riparata, perciò tutte le recensioni sono è al centro di tutto, ma non si sente niente, quindi è praticamente perfetto. Quindi 2.000 di fitto è detto, quanto di spese? Di spese siamo tra pulizie, bollette, eccetera, saremo sulle 500, grosso modo, 500. Quindi, nella peggiore dei casi, 1.500 al netto di affitto e spese. Migliore dei casi, avevi detto dai 4 a 7 mila, possiamo arrivare anche a 3 mila euro di netto, al netto di affitto e spese. Ottimo, direi. Uno stipendio praticamente dovrebbe uscirci già solo da quell'immobile. Sì, sì, praticamente diciamo, poi chiaramente ci sono le tasse perché come spieghi benissimo anche tu nel corso... Vanno pagate. Esatto, vanno pagate, bisogna fare tutte le cose in regola e quindi chiaramente ci sono poi le tasse da pagare. Però insomma, se pensiamo che un immobile ti può dare anche uno stipendio più base che puoi, c'è solo da replicare. È un po' l'atteggiamento che abbiamo avuto all'inizio, quindi prendiamo il primo, vediamo come va. Funziona, perfetto, cerchiamo di vedere cosa funziona, la posizione, tutto quanto, e poi è solo questione di mettere, incasellare tutto in modo tale che tu puoi, come spieghi anche nel corso, automatizzare il tutto, perché sennò diventa... Se anche al netto di tutto mi avanzassero solo 900 euro, ma ne prendo 10, diventano 9.000 euro netti al mese. Esatto, quindi chiaramente, ma è tutto spiegato nel corso, cioè non è che mi sono inventato niente. Quindi quando poi sentivo le testimonianze degli altri, sentivo quando erano i giorni un po' così così, mi risentivo i video, no, ma guarda... è così, dovete comunque concentrarvi, la community, non ne parliamo, poi è un boost eccezionale, e ti dà proprio, appunto, nei momenti magari dove dici no, non lo so, c'è tanta fatica all'inizio, eccetera, ti dà veramente la botta di vita per dire ce la devo fare. E se dovessi parlare dei tassi di occupazione che ottieni di norma, su cosa ci attestiamo? Un po' la gente, secondo me, è un po' abituata a
forse a questa perfezione, forse è stata anche un po' colpa mia che mi sono sempre mostrato impeccabile e magari a volte qualcuno dice ho solo 25 notti prenotate. Ragazzi, 25 notti prenotate è quasi il 100%, cioè comunque un tasso di occupazione ottimo. E delle volte uno dice, pensa magari di peccare perché non ottiene 31 notti su 31. E in realtà l'importante, secondo me, è avere a fine mese un guadagno buono. Quindi chiedo a te, che tassi di occupazione ottieni nei tuoi immobili? Beh, diciamo che la possiamo chiamare la sindrome da ludo, non lo so, nel senso che ci hai abituato bene ed effettivamente anch'io ho avuto questa la tua stessa, come dire, quando il mese di agosto, cacchio, non erano tra i 28 e i 30, ma erano 22, 23, dicevo, oddio, ho fatto poco. In realtà poi vedevo gli altri che chi ne aveva fatti 5, chi ne aveva fatti 6, diciamo che andava bene, ecco. Però chiaramente con quello che ci dici tu, con tutte le migliorie che possiamo fare, tutte le varie, i vari plus che possiamo dare, diciamo che i risultati arrivano subito. Noi, ti ho detto, siamo partiti con il primo che era dicembre, a gennaio abbiamo fatto praticamente tutto pieno. Perciò, cioè, per me era una cosa incredibile. Cioè, abbiamo non sei mai andato in perdita, non è che ad agosto sei andato in perdita. Perdita mai, al massimo, cioè sono sempre andato sopra, nella peggiore dei casi guadagnavo di meno rispetto a guadagnare di più. Però la normalità di qualunque business, anche Apple o Amazon, non è che vanno sempre a crescere, sono dei mesi in cui magari vanno più bassi e poi tornano in cima. Immagino anche Amazon ad agosto, che caspita vende Amazon ad agosto, che la gente è in vacanza, non è che uno si mette a ordinare le cartucce della stampante, il computer nuovo e via discorrendo, quindi insomma segui tutto un po' lo stesso trend. Quindi hai diverse case, sei co-host di altri host, hai mai utilizzato l'assicurazione? Hai mai avuto un disguido tale per cui ti sei dovuto rifare appunto l'assicurazione di Airbnb? Perché tanti mi dicono, sì, sai, però ti distruggono casa. Io dico, guarda, attenzione, c'è una piattaforma che comunque si prende una provvigione, Airbnb, e quindi dall'altra parte ci restituisce un servizio che tra le varie cose include anche un'assicurazione che ti copre contro danni accidentali e responsabilità civile. Quindi la domanda è, l'hai mai utilizzata? L'ho utilizzata in tre casi, se non sbaglio. E il primo è stato a Capodanno dell'anno scorso, quindi magari anche in esperienza mia. È stata la seconda prenotazione, prenotazione a notte di buona, perché era 500 euro, quindi 500 euro a notte. 500 euro la notte di Capodanno, e il giorno dopo dico, beh, andiamo a vedere se è tutto a posto, avevano fumato all'interno, avevano intasato il WC, avevano lasciato un casino, insomma, un disastro, e ci ha messo un po' le mani nei capelli, dico, vabbè, rimbocchiamoci le mani, e risistemiamo tutto, tira giù tende, tira giù tutto. Ho chiamato l'idraulico per smontare il WC perché purtroppo era intasato, e alla fine, insomma, tra tutto, poi come spieghi anche tu nel corso, mettere esattamente le penali qualora si dovesse fumare all'interno, i piatti non vengono riposti o c'è un ammasso di piatti eccetera, quant'altro, alla fine, insomma, 500 euro di notte prenotata, 380 euro di rimborso Airbnb, quindi praticamente quella notte lì mi è valsa 880 euro. Perché poi a te non è che hai avuto dei costi vivi particolari derivanti da questo disagio? L'unico costo è stato l'idraulico, che è comunque una persona che cura tutti i nostri immobili, l'abbiamo pagato 110 euro per l'uscita, il primo di dell'anno. Quindi hai guadagnato, diciamo, da questo danno, si può dire. Bravissimo, esatto, perché poi, cioè, non ci credevo, perché dico, cioè, alla fine le pulizie le abbiamo fatte noi, il primo dell'anno, e dico, cacchio, abbiamo guadagnato anche sull'assicurazione, nel senso che chiaramente poi noi abbiamo lavorato, c'erano le penali e tutto quanto, quindi devo dire che è stata una bella giornata, cioè da una cosa negativa l'abbiamo trasformata in una cosa super. E nelle altre casistiche sei comunque riuscito ad ottenere risarcimenti, è andato tutto bene? Sì, l'ultima è stata qualche settimana fa, un cliente mi aveva dato una recensione pessima, mi aveva messo in alcuni casi una stella, comunque valutazione complessiva 2 stelle, dico,
stranissimo, non mi ha mai detto nulla, non si è mai lamentato, eccetera. Dico, boh. Vabbè, fatto sta che gli scrivo e praticamente dice, no, guarda, ma mi sembra assurdo che tu mi dica che dopo che io pago le spese di pulizia io debba riporre tipo le stoviglie e quant'altro dentro la lavastoviglie. Dico, sì, le spese di pulizia ovviamente servono per pulire, ma servono per cambiare lenzuola, per sanificare, tutto quanto. Cioè, non è che se tu fai un ammasso gigante di roba, cioè diventa un porcile, quindi sei giustificato a farlo. E fatto sta, ha lasciato questa recensione pessima. Io inizialmente non gli avevo chiesto il risarcimento, dico, vabbè, lasciamo stare. Dopo la recensione, gli ho chiesto il risarcimento, ho chiesto la rimozione di questa recensione perché non veritiera, tra l'altro mi aveva chiesto anche di fare fuori piattaforma, quindi poco furbo, e quindi sono riuscito a far cancellare questa recensione a 2 stelle e in più prendermi anche, diciamo, il risarcimento, chiamavano così, comunque la penale per stoviglie, piatti sporchi, montagna di roba buttata. Ancora una volta hai guadagnato, diciamo, su una disabilità, diciamo. Esatto, ma tutto questo è possibile perché l'annuncio, come spiega il corso, deve essere chiaro, cioè tu devi scrivere tutto e poi chiaramente deve corrispondere alla verità, perché sennò... Assolutamente, ottimo. Passiamo adesso all'ultima fase di domande ed è, diciamo, magari un po' più i feedback su il corso, cosa ne pensi della community, ma prima mi sono dimenticato, quindi te l'aggiungo. Hai automatizzato l'entrata e l'uscita degli ospiti? Per forza. Diciamo, è una delle prime cose che non ho cercato altre alternative. Cioè, nel senso, automatizzare diventava fondamentale per avere più appartamenti, altrimenti diventa improponibile. Sia per stress, sia per proprio questione di tempo, perché un conto è avere un appartamento, un conto è averne 5, se tutte e 5 hanno il check-in allo stesso orario... ovviamente non è impossibile, o paghi delle persone quindi guadagni di meno, o impazzisci tu, poi uno ti dice che arriva un orario, arriva un altro, quindi fondamentale. Diventa impossibile, quindi abbiamo automatizzato, abbiamo provato diverse strade come spieghi anche tu e attualmente ci siamo attestati su quella che, diciamo, più confà noi, quindi apriamo noi da remoto il portone esterno. E poi internamente c'è una cassettina, quindi molto semplice. Ecco. E poco dispendioso soprattutto. Ma pochissimo, a volte ho aperto agli ospiti quando ero al ristorante. No, sono lì. Una cassettina costa... costa pochissimo, sì. Ma anche automatizzare il citofono, ci sono diversi modi, come spiega nel corso. Quello che abbiamo utilizzato noi è molto semplice, non abbiamo mai avuto problemi. Si scarica un'applicazione, si setta la prima volta, se si ha una connessione decente non si hanno mai problemi. Ottimo. Quindi adesso passo alle domande sul corso conclusive e la prima domanda che ti vorrei fare è se consigli il corso ed eventualmente perché. E allora, lo consiglio a tutti perché è un corso che ti dà un'infarinatura generale, ma cioè sia dalla parte di mindset molto importante, tutta quella parte che molte volte non viene considerata, e poi ti dà tutte le informazioni che servono per partire, né più né meno. E poi ti dico la cosa che mi è piaciuta tantissimo e che magari può essere una banalità per alcuni, anche il tono della voce con cui spieghi le cose, molto tranquillo, anche quando spieghi si vede proprio che, cioè, ti piace quello che fai, quindi traspare nelle varie lezioni, quindi lo consiglio alle persone che realmente sono interessate, perché potenzialmente, sai, tu puoi prendere un corso, lo guardi un po', lo lasci lì, magari... Cioè, viene... Esatto, se tu lo prendi e dici no, ok, questo fa per me, devo partire, devo avere i primi immobili, chiaramente... È tutto in discesa poi. Sì, sì, sì. Poi io ti dico, arrivando da un altro corso, ho preso questo, io, diciamo, le informazioni le ho trovate solo qua. Cioè, inizialmente andavo a cercare destra, sinistra, prima da uno, poi dall'altro. Poi ho preso il corso, ho visto la community eccezionale. C'era sulla chat nazionale, Oreste, che è fantastico, è duro quanto deve essere duro
e ti dà le informazioni giuste quando servono, quindi è stato veramente, come dire, la Bibbia. Ecco, veramente non sono andato a cercare altro se non le normative, che ovviamente quelle cambiano e quindi vanno viste nei siti giusti, basta. Quindi rispetto all'altro corso hai visto delle differenze? Sì, diciamo che di là mi mancavano dei tasselli, che qua ho colmato. Ma ripeto, banalmente può essere anche la community, cioè penso la community è il 50% del corso, nel senso che è veramente una parte fondamentale. Mi dire... E sei riuscito ad acquisire case con l'altro corso solamente? No, nel senso, ero in trattativa per una che poi non è andata a buon fine, e lì mi sono chiesto, cacchio, c'è qualcosa che non... Cioè, mi mancano proprio dei tasselli. Ci sono delle cose che, non lo so, non vanno. E infatti è stato in quel lasso di tempo in cui ho perso quell'appartamento e quindi ero un po' così. Ho detto, devo cercare qualcosa che mi dia la possibilità di colmare qualsiasi dubbio, qualsiasi tassello che mi manca. E quindi dopo che ho visto tutto il corso, ci siamo messi la mia ragazza a fare chiamate e diciamo che abbiamo i nostri bei riscontri. Attualmente facciamo comunque chiamate, nonostante ci sia il passaparola, che comunque in questo settore è fondamentale, e riusciamo a chiudere degli appuntamenti. Quindi se facciamo 6 chiamate, almeno un appuntamento lo facciamo. Ottimo. Quindi è buona. Poi chiuderlo è diverso, nel senso che ogni proprietario ha un'esigenza diversa. Quindi va un attimino vista, quelli che sono indecisi, quelli che insomma vanno un po' coccolati. Certo. E se dovessi dare un valore a Bimby Academy per ciò che ti ha permesso di ottenere, per la community che ti supporta, diciamo, letteralmente ogni giorno senza chiederti nulla in più, che valore daresti a Bimby Academy? Beh, penso, allora, il valore credo che sia crescendo man mano che passano i mesi, nel senso che se adesso mi dici lo prenderesti al valore a cui l'ha pagato oppure qualcosa in più, lo prenderei a occhi chiusi. E all'inizio chiaramente, non avendo immobile eccetera, magari ci ho pensato un attimino, lo confesso, perché comunque sai, inizialmente devi partire, non sai come vanno le cose eccetera, però ho detto cavolo, tante testimonianze, tante persone che sono soddisfatte, lui è sempre presente, insomma qualcosa ci deve essere, quindi vai, buttiamoci. Adesso lo prenderei a occhi chiusi, tipo ok, dove c'è da firmare lo prendo, perché tra l'altro ho preso altri corsi, ho preso il libro, quindi diciamo che sono un po' un sostenitore di Academy. Esatto, sì. Ottimo. E quindi la domanda, l'ultima, quella con cui di norma concludo il tutto, è: avresti ottenuto gli stessi risultati senza Bimby Academy? No, come dicevo anche prima, ho provato un altro corso, ero lì nel chiudere, però mancava un pezzo, senza un corso no, ma banalmente perché hai qua delle persone che ce l'hanno fatta, che hanno decine di immobili e quindi ti dicono guarda, magari l'inizio è dura, batti chiodo, non ti preoccupare, vai avanti. Cioè, che sembra una cavolata magari adesso, ma inizialmente fa tutta la differenza del mondo, perché quando sei lì e non hai un riscontro di altre persone che ti dicono ce la puoi fare, vai tranquillo, se c'è qualcosa che sbagli, capisci, tarati, modifica quello che stai facendo, vedrai che risultati arrivano, e non è semplice. Quindi no, la risposta è no. Ottimo. Paolo, grazie mille, mi spiace non aver interpellato tua moglie per la destinazione. È andata a prendere la bambina che usciva da... Aveva tanto da raccontare sicuramente anche lei, però già questa testimonianza sarà super illuminante per tante persone che magari come te all'epoca oggi sono un po' magari non sono convinte al 100% e grazie alla tua storia potranno capire se è o meno un qualcosa che fa anche al caso loro. Assolutamente, sono contento di essere qua, aver fatto questa recensione proprio da profondo nel cuore, perché mi ha cambiato la vita a me, alla mia ragazza, cioè alla mia famiglia, si può dire, perché adesso facciamo solo questo e le aspettative sono rose. E quindi ecco, una cosa che volevo dire in più è che molte volte dicono ah magari ma è difficile, anche persone magari che non hanno nulla. Io devo dire, ho una bambina, ho comunque una famiglia,
o muto, siamo da soli perché i nostri genitori sono, non sono vicini, eppure ce l'abbiamo fatta, quindi... Non avete scuse. Esatto, cioè, martellate, state lì, studiate, provateci finché sbattete la testa, vedete che i risultati arrivano. Ottimo. Ci autorizzi a mettere il tuo link da host se qualcuno volesse prenotare i tuoi immobili? Sì, sì. Perfetto, allora lo troverete qua in basso nella descrizione. E ancora una volta, Paolo, io ti ringrazio e ti auguro un super in bocca al lupo e sicuramente ci aggiorneremo più avanti. Grazie a te e a tutti. Bene. Grazie per averci seguito. Iscrivetevi al canale per non perdervi tanti altri video di carattere generale sugli affitti brevi su questo fantastico mondo e ci vediamo nella prossima testimonianza.